Eccoci. Buonasera, bentornati. Bentornati e benvenuti a quello che per me ormai è qualcosa di incredibilmente importante, evidenziare come stupendo, la doppia live settimanale di un progetto, per continuity, per consapevolezza, per qualità, per anche sintesi di quello che deve essere comunque un palinsesto che non confonda, e questa è una cosa che mi è arrivata particolarmente recentemente senza che io da creator potessi comprenderla direttamente per esperienza personale, perché da, diciamo, condivisore, condividente, piuttosto che da fruitore. Ora, oggi completismo, ma senza essere prolissi, stanchi, lenti o distratti. Abbiamo scoperto una mappa extra, leggevo in chat la scorsa volta persone che non l'hanno trovata nella loro blind run, in effetti. Se non avessi avuto voglia di fare backtracking, probabilmente me la sarei persa anch'io, ma solo per un po', perché poi c'è talmente tanto da fare, ci sono talmente tante side quest che se non ti fai, diciamo, coinvolgere in maniera censoratoria, dalla trama nei confronti delle side activities, alla fine lo trovi, cioè la mappa è relativamente piccola, sì, un po' ampia nelle schermate, ma sono determinatissime open map, tra virgolette, o termine sbagliatissimo ovviamente, che però non sono dispersive. Quindi, continua. Carica. Osi Arancio. Perfetto. Allora, siamo qui all'interno di qualcosa che comunque mi permetto di dire. Sono curioso di capire come interpretare nella mente di Sunny. Perché una spiaggia con palme, eccetera, mi chiedo se sia soltanto una sua influenza televisivo, diciamo, fantastica, o se ha avuto nella sua esperienza con la sua famiglia la possibilità di andare effettivamente in un luogo così esotico. Ovviamente più terra-terra, ma almeno un po' esotico. Perché in realtà il trasloco di Sunny, non sappiamo se è un'abitudine familiare perché è un po' nomade, oppure se è una sorpresa dell'ultimo momento della sua vita che ovviamente un po' lo turba. Non riesco a immaginarlo come un bambino che viaggia molto, perché sembra questo paesino, questa cittadina, la classica zona in cui cresci e rimani lì, senza troppe prospettive di giro del mondo, diciamo. Però vediamo. Allora, fermi. Io torno all'entrata. Eccoci qua. Perfetto, andiamo. Andiamo. Voglio comportarmi in maniera sicuramente approfondita, ma non morbosa qui, perché paura. Oggi ci guardiamo il bestiario comunque, ve lo dico. Oggi ho intenzione di guardarmi il bestiario e sono contento di buttarmi subito nella mischia perché non serve fare un'introduzione prolissa. Abbiamo a che fare con una chance di potersi veramente buttare nel gameplay senza indugi, senza. Ok. Perderci in chiacchiere. Bellissima la statua dell'Isola di Pasqua con il mentone. Tutte cose già fatte, tutte cose già interagite, il negozio l'abbiamo vissuto. Ecco, dovevamo parlare con la talpa, la bulbo talpa ricca. Ah, cominciamo già col meme di Sunny, perfetto. Sono l'esperto di tofu. Amo tutti i tipi di tofu. Ogni pezzo di tofu è unico e merita di essere consumato con gioia e individualmente. Se avete con voi 10 pezzi di tofu, vi darò uno snack trovato lungo uno dei miei tanti viaggi in cerca di tofu. Li vuoi scambiare? Sì. Magnifico! Prendete pure in cambio questo cibo inferiore. Spero che lo gusterai quanto io mi gusterò questi 10 esemplari unici di tofu. Bene,
mi sa che continueremo a scambiare tofu per una cura che dà 100 HP all'intero party. Lo sapevo che erano diversi! Siamo già stati nel laghetto. La volta scorsa. Ok, quindi tacco di pesce, però non li abbiamo mai raccolti come tipo di... Vediamo che succede se non li abbiamo. Ehi, non li hai? No. Tutto qui? Tacco di pesce. Ripristina 200 di vita, però un singolo. Tra l'altro ha anche l'icona personalizzata. Allora, mi sembra che all'interno del lago non ci fossero side quest, perché io mi ricordo di essere tornato indietro e di aver evitato alcune lampadine, ma qui avevamo già fatto, tra l'altro con un 50-50 che rischiava di distruggere questo ecosistema in modo orrendo. Vediamo un po', qua si parlava di Space Boy. Lo specchio. Questo specchio è dolcissima come interazione, ma non l'ho ancora davvero compresa. Loro sono sempre identici. Non cambiano mai né espressione, né posizione, né animazione. E la cosa mi ha sempre perplesso, perché sembra stranamente inutilizzata come possibile meccanica narrativa. Un tentacolo. I tentacoli li abbiamo visti fin dall'inizio della nostra esperienza. I ricotti ravioli. Va bene. Benvenuti all'Oasi Arancio, dove la luna brilla più che mai. Io sono Ricotti Ravioli, sono appassionato di cibo. Va bene. Ok. Un criceto con un marsupio è praticamente un piccolo canguro. Non voglio entrare. Ah, ecco! Questo l'avevo evitato. Oh. Oddio, la quest è dentro? La quest è dentro. Qui abbiamo dato. È comunque una mappa bellissima, eh. Qui gli sprite, la pixel art che decora il tutto è tra le più belle di ogni altra... mappa di Omori. Stupendo. Qui forse c'era... No, questo era l'incubo. Ok, non c'è nessun evento se non sbagli nulla. Va bene. Ecco qua. Ottimo, però no, non tutti i mali vengono per nuocere, perché abbiamo raggiunto... Non è vero, era letteralmente qua sopra. Nulla. Questa era la zona che avevo evitato. Ok. Non si può correre in casa, tra l'altro. Vecchi dipinti e cianfrusaglie. Una lampada da tavolo e una bambina blu. Jelly. La signora Palmi si è sempre presa cura di noi. È così dolce e amorevole. Vorrei darle qualcosa di super speciale. Ok, ma tipo? È la cosa più vaga possibile. Dobbiamo scoprire cosa le piace, cosa potrebbe trovare speciale. Benvenuti nella mia umile dimora. Mi prendo cura dei bambini che non hanno una famiglia. Oh. Un tempo questa casa era così piena di vita. Adesso ho solo Jelly e Peanut con me. Mi fanno sempre dei regali così strani. Chissà cosa mi regaleranno questa volta. Tofu. Tofu. È il momento del tofu. Ma è una caramella sta bambina. Mmm. No, la caramella che fa mmm. Il letto di Jelly. Il letto di Peanut. Ok. Ok. Ragazzi, non riesco a parlare con la bambina. Mm. E quindi Peanut ha quello rosa. Ah no, sono invertite. Vabbè, però mi sembra strano che... Un camino, il fuoco emana calore. Va bene. Però non è vero, non era necessariamente ovvio che emanasse calore, perché per esempio all'interno dell'hotel il nostro caro camino era col fuoco bagnato. Chiaramente. Questi puzzle a terra? Un puzzle molto difficile. Tutti i tesselli sono bianchi.
No, allora non è difficile. Vabbè. Ok. Rimbalza, rimbalza, rimbalza! Dorme. Solo dell'altro salame piccante, per favore. Cosa sono questi orsacchiotti? I miei fratelli ed io abbiamo scavato un enorme tunnel, che però ha un'entrata segreta che nessun altro conosce. Mamma dice che se ci comportiamo male ci manderanno nel baratro ombroso. Ma tanto non ho paura dei mostri. E attenzione, se ci sono veri mostri nel baratro ombroso. Vorrei andare a cercare tesori al nido di Dino più tardi, ma prima devo assicurarmi che vada bene a mamma. Salve e benvenuti. Vi prego di accomodarvi. A casa vostra? Oh. Non ci si annoia mai in questa casa. Non è così, Victor? Oddio, il bambino. Wah! È praticamente una casa completamente in balia dei bambini, con le pareti colorate. In realtà è super carina, con la sabbia a terra. Bella la casa con la sabbia, però. Certo, la sporchi una volta e sei un uomo finito, ma ci sta. Pagnottone. Una piantana elaborata. Un letto per ciambelle. Un buco di ciambelle. Cioè, qui è anche firmato Sweetheart con un buco di ciambella. Cioè, è praticamente come quando fanno le fan art di Gender Swap o di Blackened, no? Va bene. Guardate la bulbotalpa arrossatissima. C'è un'altra? Hai rimesso la foto nel libro. Toast. Mia nipote viene raramente a farmi visita, ma ogni tanto mi invia delle cartoline. Sembra passarsela bene. Nonna ciambella. Ma lei è una ciambella, così la chiamava Capitan Spaceboy. Ma... Non letteralmente. Ciambellona. Oddio, mangiano ciambelle? Nonna ciambella. Sweetheart è letteralmente una ciambella. Eh sì, infatti... Quindi la nipote della nonna è Sweetheart. Vende dolciumi perché in realtà è un dolciume è la stessa nella testa di Sunny. Ha senso. La mia dolce ciambellina marmellatosa. Ma a questo punto assume tutta una... Ormai ci vedo molto poco, ma riesco ancora a riconoscere le forme. Certo che siete delle ciambelle proprio insolite. Avete detto qualcosa? Che è successo? Tutti questi asset unici, tra l'altro. Questa è un'arancia. È molto tempo che non andiamo nello spazio bianco. Il punto è, non credo che ancora oggi potrei interpretare in maniera diversa o più profonda il notebook. Un letto arancione. Ok. Credo ci sia un problema di green screen a sinistra. Ah, è vero. Pardon. Una foto di una creatura simile a un'arancia.
Ricordiamoci che noi abbiamo delle foto di persone che conosciamo, che ci sono familiari in giro. Arnaccio giù. Io no. È un boss. No, magari. Ehi, che stai facendo? Il saluto romano. Non vedi? Sto lanciando arance. Ok. A proposito, mi chiamo Arancia Joe. Ah, quindi non è Arnacia. È il fratello tornato. Ah no, certo che conosco le arance rosse, certo. No, ragazzi, cioè, non è che posso prendere molto sul serio questo momento. Non sto a fare overthinking sulle bucce di arancia che troviamo nella casa arancia col letto arancione. Cioè, queste sessioni di mondo onirico sono divertenti, ma anche vacue. Cioè, finché mi si parla di come Sunny interpreta alcuni concetti della vita o alcuni traumi, mi rendo conto che può esserci effettivamente un'analisi interessante da fare, ma altrimenti non saprei quanto andare a fondo in questi momenti, ok? Wow, grande! Ma perché? Perché, beh, sto cercando mio fratello gemello, Arnaccio. Purtroppo siamo stati separati dalla nascita, ma nel mio cuore citroso so che è ancora lì da qualche parte. Ogni arancia contiene un messaggio che spiega chi sono e come trovarmi. Spero che lanciando arance in giro per lo spazio alla fine una possa arrivargli, che è come troveremo Hector. Cioè, da qualche parte Hector sarà atterrato. Oh, è una cosa così dolce. Spero riuscirai a trovare tuo fratello prima o poi. Già, lo spero. A proposito, non farlo, ve lo descrivo. Siamo molto simili, con la differenza che lui è giallo. Ah, stavo giusto dimenticando. Potreste dargli questo. È un cimelio di famiglia, lo aiuterà a capire. Lo stemma arancia. Non temere, mio caro amico. Troveremo tuo fratello, stanne certo. È uno stemma per davvero? Ok. Gli ossicini. Non sono arancio e arnacio. Quindi a parte il nido di Dino, abbiamo finito? Sì. Non farmi scendere dalle cascate di sabbia, però è criminale, eh? Intanto entriamo. Oddio, ci sono i dinosauri! Chad, la piramide alimentare è il posto perfetto dove trovare tesori. Antichi artefatti, antiche reliquie perdute. Le possibilità sono infinite! Cos'è quel suono? L'altra volta mi è andata alla grande al nido di Dino. Ho trovato un mucchio di tesori fantastici. Stavolta invece è solamente della granola. Tesori esposti qui provengono da tutto il mondo. Un giorno mi piacerebbe viaggiare in giro,
per esso. Strani artefatti da terre lontane. Beh, questo è Elden Ring, per esempio. Quindi abbiamo la ranocchietta. Alla fine c'è un bulbo talpa, il fiorellino. Oh, che peccato! Mi manca solo un dino dollaro per comprarmi un cucchiaio d'argento. Come interagisco con lui? Li proverò dopo. Benvenuti al dino negozio! Se non sbaglio avete un totale di 0 dino dollari. Se volete comprare un cucchiaio fatemelo sapere. Ma è il Gold Saucer. Ciao piccoli avventurieri, benvenuti al Dino di Dino. Sono Dino, il fondatore di questo posto. Avete fame di ricchezza, volete una cucchiaiata di avventura, sì? Allora siete venuti nel posto giusto. Oddio. Qui al Dino di Dino abbiamo creato un'avventura con caccia al tesoro definitiva. E potrete provarla per sole, 100 vongo. Sole? Siete pronti per godervi il divertimento e l'eccitazione di una sana caccia al tesoro? Voi pensatelo in 3D avanzato quadrupla questo gioco. Ok, le cioco mappe. Va bene ragazzi. Allora, se capiamo con i cucchiai. Vi darò un cucchiaio di patate. Va bene. Va bene. La piramide alimentare è il nostro speciale sito di scavo. Va bene. Potete tenere quello che trovate. Vi do la mia dino parola. La piramide alimentare ha 4 livelli. Partirete sempre dal primo, ma per andare avanti dovrete trovare una chiave della piramide. Ah, quindi è un minigioco gigante. Va bene, il cucchiaio di patate si rompe ogni 5 volte. Vi saranno degli ostacoli. Durante la vostra caccia al tesoro potreste imbattervi in alcune creature pronte a lottare. Non ci assumiamo alcuna responsabilità. Molto, molto Psycho Mantis questa cosa. Molto Ocelot. Cos'è? Serpegola. Va bene, via. Sono fortissimi. Scusate? Scusate?
Allora, facciamo la combo finale. Ah, ma non attaccano più. Vediamo che fa il latte scaduto. Ah. Punti esperienza. Ma scusate un secondo, cioè. Ma questa è l'isola del paradiso dell'inferno! Ma che sto guardando? Ma a che serve farmare... Cioè, che cosa serve combattere... Questa è un'altra cosa super da RPG Maker. Si vede che è fatto in casa. Si vede perché sono quelle cose che facevamo noi da ragazzini. Metti l'area, se opzionale, con le cose stupide, folli. Tipo 20 volte l'esperienza di un mostro normale. Allora. Allora. Abilità, ipnosi, vediamo un po'. Tutti i nemici prendono di mira Hero per un turno e subisce meno danni. Mica male. Poi chi è che ha preso qualcosa qua? Ah, un dinodoro. Ma qui non possiamo non combattere. Solo che... è tremendamente complesso da gestire, perché... guardalo! Ragazzi, qua non abbiamo altra scelta che non approfittarci del momento.
Solo che questi sono dei treni. Ma sono veramente dei treni. Vabbè, alla fine la strategia ormai è ovvia. Il treno ti ha portato dai treni, ci sta. Ragazzi, ma 4.000... Ma è ovvio, è tutto spaccato qua. È anche la prima volta che... Ci sono vere sfide di gameplay, comunque, dai tempi dell'Aquilone. No, 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 no. No. Non sto farmando, sto combattendo i nemici di una mappa. Il farming è un'altra cosa, ragazzi. Ma guadagna una flessione. Carino. Carino. Scusate. Oddio. Hector, non ci credo. Ma sei veramente tu? Andiamo, torna nella mia tasca. Cosa? Scusa! Raquel, amico mio. Cosa? Perché no? Aspetta! Hector Junior, che stai facendo? Vuoi unirti a loro? Pensi che sarà più divertente di starsene qui? Oh... Ti capisco bene. Una volta anche questa vecchia roccia sapeva come divertirsi. Non credo che possa esserci un picco più alto di questo. Ok? Non credo sia possibile. Omori ha raggiunto il suo apice. So che lo farai. E stai attento a non perderlo, va bene? Non succederà, lo prometto. Quest completata. Incredibile. Dai, fammelo fare gratis. Mi dà quello delle patate? Perfetto. E ovviamente ti dà... Cioè, tutti i mostri respawnano. Sì, però, raga, cioè... Capite anche che... Andrebbero combattuti. Gnashus.
Cioè, io non sto qua a non combatterli, follia. Codice antico. Aletta di pollo. Questa è la classica cosa di RPG in cui tu ti vai a fare il save point, ti ripristini, farmi e arrivi al livello 50. Qual è il livello massimo? Il 50, appunto. Ma lo fai, qua il 50 lo fai, cioè. Dai, raga, cioè. Sì. Cioè, almeno un vermino a scavata bisogna ammazzarlo. Poi dobbiamo anche leggere di Hector Junior. Tra l'altro possiamo anche spammare tutte le abilità, perché... servirebbe un acceleratore. Ma questo non è audinare, dai, cioè. È fondamentale. Tra l'altro il level up neanche ti fa vedere quanto salgono le caratteristiche. Ma come miss? Grazie, Ito. Io mai mi sarei immaginato che fosse Hector qua, infatti. Che fosse qua, cioè Hector. Cioè, guardate la velocità con cui si uccidono questi nemici e i punti esperienza che danno. Cioè, è completamente sbilanciato. E poi ti dà 100 vongole e ti ripaghi la partita. Morins impara sfrutta. Solletico. Ci dà anche lore, capite? Ah. No. Ma no, cioè, non ne vale la pena. Fino a dollaro. Cioccolata. Per l'amor di Dio. Dino dollaro. Dino dollaro. Cambella. Ok, ora possiamo prendere il cucchiaione. Allora. Certo che ho giocato Golden Axe, Vykonos. Ho adorato Golden Axe. Ah, non ne ho ancora 10. Va bene. Pronti. Mario, ma ciao. Buon pomeriggio, buonasera. Grazie dell'abbraccio. Apprezzo. Mi fate sempre venire voglia di fare just chatting e chiacchierate. Intanto fatemi scavare. Brutto gioco di parole. Allora. Ok.
È tutto molto standard, ragazzi. Per trovare la chiave. Ok. Ora abbiamo finalmente la piena evoluzione. Pensavo tipo 8.000, pensavo una follia, 7.000 almeno. Ok, ok. Verità dolorosa. E diventano tristi. Oh, bello! Molto meglio di poesia triste. Che sfiga. Eccola. Oh yeah. Paura. Ora mostri ancora più forti, spero. Sono mostri davvero nuovi. Sedano e zenzero? Perché gli fanno schifo le verdure? Siamo a sto punto, siamo arrivati, siamo caduti così in basso? Sedano cade. Sono difficilissimi da colpire questi. Zenzero calma Kel. Beh, è vero, lo zenzero è calmante. È indistruttibile sto mostro.
7.680 vongole. Mamma mia, quanto è fatto in casa questo videogioco. Si vede, si sente proprio. Non è una cosa negativa, ma si sente un sacco. Un sacco. Ecco il fratello. Eh? Dove sono? E voi chi siete? Aspetta, tu mi ricordi qualcuno? Quel corpo, quella scorza citrosa. Ma certo! Sei il fratello gemello di Arancia Joe, Arnacio! Mi chiamo Arnacio Joe? E ho un fratello? Sì! Prendi questo, ci ho detto di dartelo! Lo riconosco, sì! È da quando sono nato che cerco la mia vera casa. E l'unico indizio era un ciondolo con uno stemma a forma di arancia inciso sopra. Lo stesso che appare su questo stemma arancia. Ma adesso ha tutto senso. So chi sono. Sono Arnacio Joe. Fratello, non ci credo. Sei davvero tu. Come eri arrivato qui? Mi sei mancato tantissimo. Vieni qua. Fatti abbracciare. Arrivo. Non sai quanto ho aspettato questo giorno. Facendomi sempre forza e coraggio e alla fine eccoti qui. Spremilo, Mike. L'ho fatto un secondo fa, Ganorf. Solo che non è stato così soddisfacente. Mi servirà molto. Bel premio di merda, comunque. Bello. Va bene. That's so deep. Pomodoro. Dino soda al salmone. Altri mostri nuovi. Io non sopravviverò. Cioè, non possiamo farcela. Coriandolo. Ok. Almeno non potrà fare abilità. Così. Così. Siamo a livello 30. No, lui l'abbiamo già combattuto. Che culo. Ok. No, raga, non sopravviviamo. Secondo me qua la situazione è da Omega Weapon. Io non mi sento a mio agio. Per niente. Ah, scappano questi. Non lo so, non... Io non mi fido. Io sono molto preoccupato qua.
Grazie, Tixius. Porca puttana. Non gli faccio un cazzo! Alla faccia della furia! Mordicchia. Ok, danni seri. Uno è morto adesso. Ok. 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 Però qua abbiamo un vero problema, cioè... Vabbè, non importa. Il fatto è che non possiamo evitarli, per completismo ci servono. Ok, basta, abbiamo vinto. Sì, ma poi ci sono le galline. 10k. Vabbè, sì, ci sta. Componente GDR distrutta da questo ambiente. Allora, snack. 60% di succo a te e a te. 50 a te. Via. Galline. Pollo? Qui proprio non sapeva che fare, cioè... O meglio, sapeva che fare e ha detto faccio una stronzata. Mi metto a prendere gli sprite degli oggetti e li metto nel combat. È una cosa così RPG Maker. Cioè, paradossalmente è carinissimo pensare a lui che lo fa. Ok. Via. Un dinosauro praticamente nel futuro. Galline in fuga. Vabbè, ce l'abbiamo. L'importante è che ce l'abbiamo. A meno che...
Mori. Ah no, ok, non si può. Vabbè. Ma no! Ok, vabbè. Ma ora come funziona? Riparto dal terzo? Paura, madonna. Pronti. Quasi 30 ore di gioco già. Sono i polli appesi, tra l'altro. Come? Tutto qua! Nessun boss segreto! Dov'è il coupon? Eccolo. Ah. Ma che delusione. No, sì, lo so che c'è la mappa del tesoro. È qua la mappa del tesoro. Me la ricordo, sì, è qua, è qua. Cioè, è questa l'area della mappa del tesoro. Non dovevi raccoglierla subito. Vabbè.
Il pollo ha un drop unico se ci uccide prima che scappi. E non posso ancora farlo. Ah, se scappa il pollo non respawna più. Ciccia. Ora controllerò allora. Alla fine è un gioco di ruolo, cioè non potevo farci niente. Le caratteristiche quelle sono. Lo sapevo. Ciao giovanotti, tutto bene? Ti andrebbe di farmi un favorone? Avrei proprio tutti una bella grattatina. Mi pizzica là sotto. Va bene. Ah, è vero, avevo il codice antico. A sinistra c'è una zona che non hai visto. Ok. No, a sinistra non c'è niente. Destra. Ok. Ah, è vero, è vero. Non posso prenderlo. Ehi tu, sembri chiaramente preoccupato. Lascia che ti dica questo. Quando il futuro davanti a te si fa arduo, lascia perdere le preoccupazioni e abbraccia la speranza. Credi in te stesso. Sì. Crederò sempre in te. E provoca rabbia, fighissimo. Difesa più 6. Che cosa da barboni. Non c'è niente.
scusate, eh. E quindi 2 3 3 5. Ah. Ma sono 5. Ma non serviva nessun codice antico, basta interagire con tutti. Come un 4, non è assolutamente vero. Io ho capito cosa intendi, ma io ti sto per correggere comunque, perché sono molto attento ai dettagli. Sono 5, non sono 4. 2 rettangoli, 3 rettangoli, 3 rettangoli, poi 5 rettangoli. Comunque, allora. Ma vabbè, ok. Oddio. Sì, lo so cosa intendevo. Infatti ho detto anche ad alta voce, so cosa intendi, ma ti correggo comunque. Allora. Io non capisco. Oh oh. Oh oh. È Ultima Weapon dell'8. È la stessa scena di Ultima Weapon dell'8. Questo! Questa è farina multiuso! Ho prurito il naso! Ma le nostre espressioni sono sempre state così? Cosa è un cerchio alchemico? Talpa vera! Una vera talpa! Fermatevi, malfattori. Non sapete leggere le indicazioni? Dovreste vergognarvi. Io e la mia famiglia abbiamo fatto la guardia a questa cripta per generazioni. Ma fare la guardia non è semplice a causa di persone come voi. Potrei anche essere vecchio e fragile. La mia vista potrà non essere eccellente. Potrei anche essere l'ultimo rimasto. Ma ho passato la vita a fare la guardia e vi assicuro che sono bravo a farla. Non ricordo nemmeno a cosa stia facendo la guardia. Probabilmente al misterioso contenuto della cassaforte e dall'aria importante nell'angolo sinistro della stanza. Comunque, devo gentilmente chiedervi di andarvene. Siccome sono una talpa vera, non posso creare una via di uscita scavando in soli 3 secondi. Non c'è niente di speciale qui. No. Ragazzi, ma cosa sta succedendo? Quella è la cos'è? La luna? No! 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 No!
Guardate la talpa. Ma che diamine! Mori non può essere spaventato perché è in estasi o perché non lo spaventa in quanto alla sua fantasia? No, loro non sono per niente spaventati, stanno tutti benissimo, infatti. Sembra una testa di animale mozzata, sì, fluttuante. Prova ad abbaiare, quindi è un cane, ma senza successo. Oh, Nichan. Bestie. Questo era arrabbiato. L'ha presa piuttosto male per essere una fantasia. Voglio sacrificare i biscotti secchi? Scusa? Farmi spammare il sub goal che non sto facendo. È bellissimo.
Ho sbagliato. Felice! È felice! Oh, madonna, Aubrey, però che PG di merda! Ma in realtà so perché fa così. Dovrebbe essere la più forte, no? Mia! Non voglio renderlo triste per i punti esperienza, ovviamente. Thank you.
Ok, era italiano. Ok. Comunque, quest'area opzionale è enorme, ragazzi. È gigantesca. Stiamo molto attenti, cioè, è un gioco nel gioco. Oh no. Solo del pa... Solo del pane. Sono Papa Chip. Va bene. Ora arriva il tipo di... Ma tutti mostri unici, incredibile. Pensavo fossero super potenti, ma no. Hero ormai è endgame. Ma chi è che dice oh, mi fa paurissima. Facciamo una cosa, cambiamo l'equipaggiamento a Aubrey perché non ce la faccio più vedere l'emissario, ok? Oh no! Ah no, sono... Io non... Io non ce la faccio. Io non ce la faccio. Oddio, è vero, togli anche il succo il contratto. La creepypasta. No, peccato. Eccoci. Sono fortissimi. E le copypasta si copiano. L'ho visto, ragazzi, l'ho visto. L'ho visto. È boh. È una delle cose più divertenti fino...
finora. Gli ha messo paura. E lui e Sunny non ha mai paura, eh? Non ha mai paura. Omori non so come, che la dice, cioè che ovviamente ha ripercussioni di cui dovremo parlare, ma vedremo. Esperienza. Colpo di grazia. Omoria sfrutta colpo di grazia. Ne riparleremo. Ne riparleremo. Colpisce tutti i nemici, infligge più danni se Omoria delle emozioni forti. È fatta. Combo finale con Kel. Allora. Allora. Fermi. Colpo di grazia. Merda. Giusto. Tu attacca normalmente. Ciabattino, bauletto e pagnottino. Perfetto. No, ho sbagliato, porca... Merda, ero convinto che Omori fosse sopra. Mannaggia, volevo vedere quant'era il boost di danno. Però figo, abbiamo fatto danno a tutti comunque. Il suo attacco definitivo. Comunque è pieno di nemici unici qua. Tre emozioni separate, come le tre scimmie. Sì, ho capito cosa intendete, ovviamente. Però non erano posti in un certo modo. Quindi ora posso scoprire cosa c'è qua. 7, 2, 0, 1, 9, 6, 9. Scusa? Ma che diamine! Ragazzi, è un cliffhanger. Ditemi, ve lo chiedo, è una boss fight? No? Ok. Perché sennò devo salvare.
Aspettate, fatemi salvare prima. Non c'è un save? Non c'è un save? Ah, ma c'è un save prima. Ok. Ok. Oddio. Ma questo, ma questa parte extra è incredibile. Si è aperto un portale. Cosa? Ragazzi, ma... Ma io non... Ma io... Non pensavo che rotolasse, pensavo che fosse una... una sfera che fosse a tappare l'uscita, perché aveva la miccia sopra. Siamo nel luogo dove finiscono forse tutti i toast abbandonati. Utensili da cucina, sacchi di farina. Ma ragazzi, era obbligatorio venire schiacciati? O ho perso qualcosa? Cioè, c'era un vicolo cieco? Ah, ok. Perché altrimenti ricaricavo, eh? Ok. Non perdi nulla, ok. Ragazzi, questa live è stata stupenda. Puro gameplay dall'inizio alla fine. Mi dispiace che la trama non sia andata avanti, ma quest'area opzionale è importante. Non me l'aspettavo così tanto contenuto attraverso un inizio di completismo che ancora non abbiamo completato né continuato, salvo per Hector. E non c'è Mari qua, esatto. Questo è proprio un luogo disastrato, mettiamola così. Più che altro ne riparleremo nella prossima volta e voglio cambiare alcuni accessori. Vedremo. Abbiamo fatto 10 livelli comunque, incredibile. A presto ragazzi, sono mi sono divertito un parecchio. Solo che ora sono... cioè vorrei continuare perché c'è sicuramente un mega weapon qua. Vabbè, tempo al tempo, tempo al tempo. Ci vediamo stasera ragazzi, a più tardi, a dopo cena.